fatto la maggior parte dei punti li ha fatti in casa, era un campo difficilissimo. Però ti ripeto, una partita maschia da parte della mia squadra, perché ho chiesto veramente una continuità. Si stanno impegnando, si stanno allenando bene e dopo aver toccato il fondo, perché questi ragazzi hanno toccato il fondo e ci sono capitato io proprio a toccare il fondo, con la sconfitta a Fano, dove io ero arrivato dopo 3 giorni, lei si è toccata il fondo, forse ho toccato le corde giuste, gli ho fatto capire che non si può perdere così, siamo il Chieti, dobbiamo onorare la maglia e io penso che veramente sono strafelice per loro perché si stanno impegnando, io sono 17-18 giorni che sono arrivato, c'è stato sempre il massimo impegno, pure quando abbiamo perso 5-1, li ho visti motivati e attenti, però poi siamo incappati in una giornata, forse ci hanno fatto 5 tiri in porta, 5 gol, però là, va bene così. A proposito, mister, a proposito di toccare il fondo a Fano, c'era stato anche il calcio di rigore partito da Alessandro Gratoggi, è entrato in campo con l'attenzione giusta e forse ha dato quella spinta per far sì che lì davanti le cose andassero in maniera molto No, diversa. ma Alessandro deve stare tranquillo. Io so dove toccate i giocatori. Forse hanno la fortuna che io ho fatto il calciatore. Alessandro ha la smania di giocare, però io ho altri giocatori. Gli Andre sappiamo che sono importanti. Ma oggi io ho detto: manca mezz'ora, dimostra che mi rompi le scatole in allenamento che vuoi giocare. Oggi ha fatto la differenza con la mezz'ora. Non lui insomma, credo anche chi vede il Chieti da fuori o vede la domenica ha scoperto che il Chieti ha un giocatore importante lì dietro che può dare anche respiro ai due senatori che è la Ziz molto bene, hanno cercato di impostare. Sì, è un ragazzo, sì, la prima volta che fa il centrale, perché Però molto bene, con personalità. l'han fatto sempre giocare esterno. Però sì, bravo, io l'ho visto in settimana e abbiamo deciso di farlo giocare centrale, però ha fatto molto bene Esposito, mi è piaciuto molto, dopo la prestazione di Fano si è riscattato, ha fatto molto 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 bene e poi abbiamo recuperato, spero, facciamo gli scongiuri, un giocatore come Consonna, Molto bene. 2 partite Da da leader. 8 in pagella, leader, bravo, quello che gli ho detto che deve fare, perché lui è un leader e lo deve fare. Chiudo dicendo 39 punti. Non parliamo di obiettivi. Adesso da mettere in tasca c'era prima la tranquillità della squadra, dei tifosi che vi seguono, la salvezza è a un passo. E così giocare con la mente libera da un problema che si era creato in questo 2023. Problemi, venivi da 8-9 partite che non riuscivi a vincere, c'era nella testa dei calciatori subentra chissà cosa, e poi come ben vedete appena facciamo gol sembra che diventano tranquilli, giocano più pallone, forse dobbiamo migliorare nella gestione del pallone perché noi siamo bravi, ho detto a Castellana che deve chiedere di più la palla, dobbiamo giocare meglio tecnicamente. Però questa oggi per fatta una partita pazzesca, vinto una partita veramente importantissima su un campo difficilissimo. Adesso gli obiettivi, niente, noi quando sono arrivato io vi vedevo un po' preoccupati per quanto riguardava la zona sotto, sì, c'era preoccupazione perché Adesso si guarda avanti. ma io guardo avanti perché bisogna guardare sempre avanti, però l'unica cosa che io posso dire è che io da 18 giorni, e vi giuro, non dico bugie, ho visto i ragazzi ogni giorno sudare, allenarsi bene, mi seguono, rispettano chi gioca e chi non gioca. Oggi è toccato a Serra perché avevo un under in più e volevo vedere pure Serra in porta perché ho visto Vitiello, ho visto il ragazzino Domenico e volevo vedere pure Serra. Portiere che ci ha dato sicurezza, questo è importante, facciamo un pochettino girare tutti. Quando ci serve l'over, c'è l'over in porta. Quando ci serve in attacco, lo mettiamo in attacco. Però lo spirito è questo: spirito proprio da squadra che vuole il risultato, la squadra che vuole soffrire. Dopo l'1-0 abbiamo sofferto proprio da squadra, tutti uniti. Questo è importante. Vedere Mancini correre addirittura dietro all'arbitro è stato importante.